cito un caso celebre, Sofonisba Anguissola, ci troviamo nella seconda metà, nella metà del Cinquecento praticamente. Questa era una ragazza che aveva, di nobile famiglia naturalmente, aveva cominciato a lavorare, anzi a studiare pittura insieme con le sue sorelle nella bella casa padronale Patrizia, e ad un certo punto è talmente brava che riceve addirittura le lodi di Michelangelo e avverte dentro di sé questo bisogno di estrinsecare in modo attivo la sua capacità creativa. Il padre la blocca, e sarà solo per ragioni di altro tipo che poi riuscirà ad approdare alla corte di Filippo II. Filippo II naturalmente si innamora, non di lei, si innamora della sua arte, e ne produrrà, come dire, il successo, le fornirà l'opportunità di successo e di visibilità, tant'è che Sofonisba Anguissola è tutt'oggi considerato uno dei punti di riferimento della produzione artistica al femminile nel Cinquecento. Vedete quindi che le ragioni che complessivamente articolano questa complessità di accenti, che sul piano storiografico sono documentalmente accertabili, per quanto attiene la condizione femminile di artista, sono delle condizioni estremamente svantaggiate per le donne. Durante tutto il Medioevo, per esempio, l'attività creativa artistica femminile si presenta curiosamente percorsa attraverso le figure di artiste che operano nei conventi. Curiosamente, ma questo succederà poi anche nei secoli successivi, sia pure con qualche differenza. Curiosamente, proprio il convento, il luogo di maggiore chiusura, di separazione dal mondo, è ciò che consente invece alle artiste di esprimersi. Come si esprimono? Le monache soprattutto si esprimono con due grandi tecniche e specificità produttive: il ricamo, la tessitura e la miniatura. Sono questi i due punti di forza della produzione. Però, per esempio, non abbiamo che scarsissime indicazioni dei loro nomi. La storia le ignora. Vedete, quindi la condizione di artista nelle varie età che andiamo esaminando è molto complessa. Se andiamo per esempio anche all'età antica, precristiana, le cose non cambiano granché. Anche se bisogna dire una qualche documentazione, almeno una qualche possibilità di traccia storiografica ci viene conservata, per esempio, da Plinio. Sappiamo ad esempio di varie artiste che hanno operato in età greca. Abbiamo oggi delle testimonianze attraverso la cerabografia di immagini di donne che sono ritratte mentre provvedono alla pittura, per esempio, di vasi ceramici. Quindi in sostanza noi ci troviamo sempre di fronte ad una evidenziazione oggettiva della pratica delle arti figurative da parte delle donne, ma con la pregiudiziale negativa dell'accertamento, della validazione, della critica, della considerazione in senso più ampio e lato. Eppure è curioso tutto questo, perché in fondo dovremmo dire la pittura nasce donna. Nasce donna perché la tradizione antica vuole che questa fanciulla, che
era amareggiata per la partenza del suo amato per la guerra, al momento del commiato da lui, un commiato che sarebbe potuto anche essere l'ultimo, quello fatale, nell'osservare che l'immagine del giovane proietta l'ombra contro una parete, provvede a raccogliere un gessetto, qualcosa, insomma, e traccia un segno che è la profilatura del volto, dell'ombra del volto stampata sulla parete del suo amato. La tradizione della nascita della pittura è questa. Quindi, curiosamente, la pittura nasce donna, non nasce maschio. Eppure però nel corso dei secoli ha avuto questa tristissima evoluzione. Un'evoluzione al cui interno si possono però anche leggere non soltanto le colpe dei maschi, ma forse anche qualche risvolto, direi, di carattere antropologico, sul quale, se mi concedete ancora qualche minuto di pazienza, ma vedo che non scalpitate né sbuffate, quindi io approfitterò di questa vostra pazienza, vorrei ancora brevemente trattare due punti. Uno, un punto è senz'altro quello della maternità. L'altro punto è quello del percorso, dell'articolazione del percorso di vita di una donna. Il concetto di maternità è un concetto di creatività. Il papà non può e non potrà mai comprendere che cosa significa mettere al mondo un bambino. È un'esperienza unica e non trasmissibile da sesso a sesso. Fra donne lo potete capire, ma non siete in condizione di farcelo capire. E questo comporta, a mio giudizio, un risvolto anche sul piano creativo, perché è evidente che se tutti quanti utilizziamo questa parola creatività in ordine al fare artistico, è altrettanto evidente che questa stessa parola è quella utilizzata anche per mettere al mondo un bambino. E la donna avverte lo scarto esistente sul piano della creatività fra il mettere al mondo un bambino e il produrre un'opera d'arte. Questo è un primo punto, è una peculiarità, direi, antropologica, ma ce n'è anche una seconda. La seconda è più legata non tanto alla fisicità, alla condizione piuttosto, anche qui. Ed è legata, questa seconda considerazione, alla evoluzione che ha nel modello familiare la presenza della donna. La presenza della donna, io a volte anche in modo scherzoso, per stemperare magari la seriosità, utilizzo una espressione, Alba me l'ha sentita dire altre volte, quindi la ripeterò però anche stasera, e cioè che la condizione dell'artista donna è la condizione del cammello, quella dell'artista maschio è quella del dromedario. Spiego perché. Guardate, seguite un po' il mio dito, la donna comincia a seguire il suo corso di formazione artistica, sale, 17, 18, 19, 20 anni, raggiunge una certa autonomia produttiva, 21, 22, poi si sposa. Poi il marito, la suocera, le cognate, i figli. Vedete, la gobba si affloscia nell'incavo della sella.
perché non ci sono i tempi proprio stretti, quelli in cui ci si deve dividere con i pallolini, con altre cose. Tempi fa non erano i pallolini, ma la situazione era la stessa. Guardate, questa è una condizione riscontrabile non solo nel presente, non solo alcuni decenni fa, ma anche nei secoli precedenti. Se si vanno a studiare, a scrutare i documenti attentamente, queste cose vengono. Poi che avviene? Che intanto siamo arrivati 35, 40, 45, e succede che i figli intanto sono fatti più grandi, la suocera si è tolta le scatole magari per virtù proprio del padre eterno, il marito si è fatto intanto più pancione, quindi rompe meno le scatole, insomma c'è più tempo e la donna va a recuperare queste cose, comincia a salire la gobba perché recupera i suoi saperi, recupera i suoi interessi, la sua passione, si dedica con entusiasmo a tutto questo e c'è questa sua seconda fioritura. Poi va bene la decadenza fisica, eccetera. Il maschio è dromedario perché, capite bene, ha una sola gobba, sale su, arriva all'acme e poi la decadenza fisica lo fa ridiscendere. Vedete, queste sono le vere differenze fra artisti ed artiste. Capite che non sono differenze produttive, sono differenze di condizione. Allora, io anche per questo motivo sono sempre grato ad Alma quando mi invita per queste cose. Io mi ho fatto pure oggetto proprio di una sorta di missione intellettuale, quella di questo, di questa modalità di studio, che poi peraltro non paga sul piano del successo personale, lo dico con grande schiettezza e sincerità, perché se studi, per quanto riguarda l'antico Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, è una meraviglia, sei un genio, ma se studi per esempio i minori, cioè quegli artisti che hanno prodotto spesso delle cose sensazionali ma che sono state dimenticate dalla storia, sei anche un critico storico di seconda categoria. Io non credo alle categorie, io credo al fatto, anzi non credo in niente, sono convinto che la validità dell'impegno culturale consiste nella serietà e nella operosità dei contenuti che andiamo sviscerando. E quindi lavorare sulle donne è un po' come quando si lavora sugli artisti, virgolette, virgolette, minori, pagano poco, però io ritengo che sia un compito importante. In questo senso, per esempio, abbiamo sviluppato nel corso di questi anni, anche insieme con la buona disponibilità di qualche amico, abbiamo creato un istituto di studi per l'arte delle donne, che va avanti con le immense difficoltà che potete ben comprendere, ed ogni tanto svolgiamo anche dei corsi, dei seminari o degli incontri. Ora, se posso ed Alma me lo consente, vorrei anche additare un ciclo di incontri che faremo prossimamente, ospitati dallo studio di Luigi Grossi. Saranno 4 incontri in cui vorrei tentare di sviluppare proprio questo tema, che è il tema, e questa sarebbe un'altra cosa di grande interesse di cui poter parlare stasera, ma non lo faccio perché veramente mi annoierei tanto, è che è proprio il momento del trapasso fra 8 e 900 quando comincia a salire la opportunità di crescita di un'autonomia artistica al femminile. E allora io, sperando di avervi numerosi come stasera, anche ai prossimi incontri allo studio di Luigi Grossi, dopo chi ne avesse voglia io gli posso fornire le date, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora una volta Alma e il gruppo degli amici del colore, e spero di poter anche trarre poi anche quest'anno, come sempre per questa occasione, lo spunto per un articolo sul giornale in cui ricordare anche l'evento di questi giorni.